Vediamo come si fa a cercare una riga di codice nel nuovo editor di Blogger. Si va su Modello, Modifica HTML. Ecco, importante adesso è cliccare nell'area del codice. Ecco, vedete, adesso voi vedrete dei segnetti rossi, sono i clic, ne basta uno. Quando si è cliccato qui, bisogna andare sulla tastiera. Su controllo più F se si ha un sistema operativo Windows, se invece si ha un Mac, per esempio, si va su comando più F. Dopo che si è fatto, si apre questa casella di ricerca Search. Se non avessimo cliccato sull'area del codice, sarebbe aperta la casella nel browser e non all'interno del codice stesso. Che adesso si può incollare oppure digitare la riga di codice che vogliamo cercare. Mettiamo che vogliamo cercare una riga di codice molto comune. Questa. Quando l'abbiamo digitata, si va su invio o enter, dipende dal tipo di tastiera che sia. Nel momento in cui si va su invio, automaticamente vedete. Viene evidenziata la riga di codice che abbiamo cercato. Se per esempio vogliamo incollare un codice sopra questa riga, si va con il cursore qui, si va nuovamente su invio per lasciare uno spazio bianco e questo sarà il punto in cui incollare il codice. Facciamo un altro esempio, qui chiudiamo, sempre su CTRL più F, scegliamo la fine. Questa è la fine dei CSS B-Skin. Si va sempre su invio. Ecco qua, l'abbiamo trovata. Vedete però qui in questo caso questo codice è stato, diciamo così, identato. Quindi si va su questa freccetta nera, si apre, eventualmente si va nuovamente su invio e si trova qua giù, vedete? Alla fine di tutti i CSS. Ecco qua. Può capitare in questo caso che questa ultima parentesi graffa sia insieme a quest'altro elemento. Bisogna sempre cercare di staccarla, che in questo caso per incollare un codice basta andare qui. Mettere il cursore, cliccare su invio e incollare il codice che dobbiamo incollare. That's all.